Allora, ieri purtroppo Pia si è fatta male, si è bruciata con la stufa pellet. E non metterglielo vicino, che sennò la fa. Meno, meno acqua, Sabri, meno, un goccino. E ieri sera sono andata subito a cercare un rimedio naturale perché crema in casa non ne avevo e le ho messo il miele. E poi gliel'ho fasciato. Poi stamattina invece è andato Manuel a. Qui c'è Pia, guardate, sta benissimo, eh. Ha pianto solo un pochino. Manuel è andato a prendere questa crema che ci ha consigliato una mamma di una sua amica che lavora in ospedale proprio con le ustioni e la Garz, la benda elastica. E così almeno adesso pulisco, metto la crema e ricopro. Qui c'è l'acqua che ha preso Sabrina per andare a pulire un pochettino e niente, quindi adesso facciamo questo, poi quando abbiamo finito vi faccio vedere La sua manina. la sua manina tutta fasciata, poverina. Vero? Manina, mettila qui. E boh, sono cose che succedono. Qui c'è la fasciatura. Gliel'ho Fai vedere, ragazzi, qua. fatta così perché così almeno sta ferma, perché è piccola e se la va a toccare, se no, vero? Almeno ce ne ferma anche un po' il pollicino. E niente, vabbè. Adesso prepariamo il pranzo. Aspettate, aspettate! Le sedie. Per pranzo mangiamo due tipi di pasta con i finocchi. Intanto guardiamo Cristiano e niente, anche Gabriele ha diversi tipi di pasta, ma sempre anche lui condita con i finocchi. Poi io ho aggiunto aglio, aggiungerò anche un pochino di funghi. A loro non piacciono e quindi non li aggiungo. Tirate sui fazzoletti. Là, vicino alla scarpa di Sabrina, che non dovrebbe essere lì nemmeno quella. La scarpa anche. Thank you.
Proviamo ad aprire i calendari anche oggi. Giorgia mi ha già fatto vedere dov'è la numero 9 di oggi, che c'è scritto I'm dreaming of a white Christmas. Che vuol dire? Sogno un Natale bianco. Bravissimo. Vediamo com'è la cannellina quest'oggi, qui si scianca tutta. Rossa. Sembra più aranciata però, no? Però è mela e cannella. Adesso aprono quelli dei cioccolatini. No, te lo fa vedere? È uguale, dai. È qua. Ecco. No, tu no. Ed è un... Ma guarda, vai subito. Aspettate se riesco a tirarlo fuori perché c'è un piccolo problema quando devo tirare fuori il cioccolato. Ecco. È un alberetto. Che bello. Un pezzo. Pia vuole il cioccolatino. Calma. Calma. Adesso invece apriamo i brochet, ma che giorno è oggi? Scusate. 9. Ah, è qua. Guarda, ho aperto senza neanche levare la scatolina. Tiriamo fuori, vediamo un po'. Non viene fuori, non vuole uscire. Vediamo un po' cosa c'è. Wow! Allora, è un po' piccolino, però, ce ne ho tantissimi, però è veramente la crema che mi piace di più in assoluto, anzi la devo mettere perché è un po' che non la metto, e quindi sono proprio contenta perché mi piace un sacco, quindi sono felice di averla trovata, così non devo perché, cioè, in realtà l'ho comprata qui dentro, ma così almeno ho modo di provarla meglio. Ma sicuramente mi piace. No, dov'è il 10? Iniziamo a cercarlo per... Ah, lì. È sopra il 5. Non vedo l'ora che è domani. Sabrina, apri la casellina numero 9. 3. Addirittura 3. Allora... Lei aveva preso quello che aveva trovato da sola. Sì. Quindi tu ne tieni due, a lei ne dai solo uno. Io prendo questo. Certo, perché io ci dai tu questo. Vabbè, si sono divise. Non metterlo lì, perché sono stretti. Infatti io li metto lì. Chissà. Ah sì, questa si allarga. Eh sì, ma ti sta stretto lì. Levalo. E non ti pasticciare le mani. Va bene, anche questo aperto. Vediamo cosa troviamo nel tè. Devo essere sincera. Vabbè, poi ve lo dirò, va. Non essere sincera, quello dell'anno scorso mi è piaciuto di più del tè. Però, vabbè. Quest'anno ho preso Te lo questo. prendo io il 9. Ma se non so neanche dov'è. Che il 9 È è qua. qua. Posso andare a vedere cosa fa? Prendilo tu, Lo Sabrina, poi andrà naturalmente a vedere sempre la Adesso che gusto Sabrina è va a il tè. vedere. Ma fatelo vedere Non so, non lo devo trovare. Eccolo. però. Ginkgo biloba. È l'albicocca. Ah no, biloba, scusate. Tè verde, Dechin, Ginkgo biloba. Si sarebbe scritto in italiano. Boh. È scritto in aramaico. Beh, comunque c'è tè bianco, tè verde Tè e tè bianco. nero, come diciamo, e poi tè normale. E questo qui non so proprio che gusto sia. Comunque poi lo provo, vi È il faccio momento sapere. del nostro calendario. Vediamo Guarda, se io gli so. piace quello che troveranno oggi. Cos'è? Ciao. Fai vedere? Cos'è? Bellino. Sto prendendo paura. Mi colorerà le labbra lei, a me no. E cos'è sta? Le Calzoni. calze. Io non ho trovato Quelle di niente. Gabriele invece non ci sono viste, amore, No. torna. Sono con la pizza.
Guardate il mio. Io non ho avuto niente. Non è vero. Giorgia, cosa ha trovato? Esatto. Lei ha una fanica di colore, io no. Io e mamma abbiamo dei calzoni. Che bello quello di Sabrina. Ne ho già due. È il secondo. Va bene. A papà, apri il tuo. Io non ho calze, eh. No, calendario hai. Come sono simpatico. Tieni. Si vede? Non sono messo. No, no. Non si vede. No, mi dispiace. Sarà Tenzing. Sì, vabbè. Sicuro. O Riff. No, sì. Prima Tenzing e poi la Riff è di Raffa. Oppure Nappa, ti immagini. Avete sbagliato. Vegeta. No, che pan. Cioè, l'avete cercato una vita, ora che è arrivato che pan. Ma io non lo voglio, Vegeta. Ma io sì che lo voglio. Sì, lui lo vuole per fare la fusione con Rihanna. Io voglio Gohan, Goten, che bello, Vegeta, Kiki. Guarda che capelli. Do you love me? Vai a vedere. Oh, ma che carino, verrà che anche Vegeta. È cacarino. È bello questo calendario. E ogni giorno siamo alla cena. Stasera faccio salsiccia, la faccio cuocere così intera. Poi qui ho delle patate con cui userò questo insaporitore e le andrò a tagliare con questa qui. Poi adesso vi faccio vedere come vengono così e le vado naturalmente a cuocere nell'air fryer. E niente, poi abbiamo il pane e basta, questa qui sarà la nostra cena. Perché poi ho dovuto lattare Pia, è venuto tardi e niente, quindi faccio quello che riesco. Come vengono? Sì. Così. Aspettate, via. Metto. Ecco, così si vede sicuramente meglio. Ma sono veramente carine, per farle un po' diverse, non semplicemente a tocchetti. Finalmente ci vediamo perché non ci siamo ancora visti oggi. Ieri, prima di mettere il miele su la ferita, la bruciatura di Pia, ho messo un pezzo di patata, me l'ha tagliato Giorgia, gliel'ho messo un pochettino sopra, che dice che rallenta l'andare dell'ustione. E poi nel frattempo, intanto che le tenevo la patata, ho cercato altro e ho trovato appunto questa cosa qui del miele, quindi le ho messo un pochettino di miele su una garza, gliel'ho messo sopra, gliel'ho fasciato. Avevo ancora della band elastica, ma era mezza scrausa, infatti non è che teneva tantissimo. E poi stamattina, perché anche Manuel stamattina non si è collegato, neanche Giorgia, perché praticamente Giorgia, Manuel e Sabrina stanotte sono stati male, continuavano a fare indietro in bagno, e quindi anche lui non si è collegato perché appunto non stava bene, e siccome l'ho mandato che era già tipo le 11:30, così si è comunque ripreso, stava meglio, è andato lui in farmacia appunto a prendere la roba per Pia. Se no non l'avrei mandato, anche perché col rischio che magari poi mentre fuori deve andare in bagno, no. E niente, quindi adesso preparo da mangiare, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo prestissimo, cioè prestissimo, domani, con un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3, come on!